Gentili amici di Sky, buon pomeriggio, ben trovati da parte di Giovanni Rispoli. Immagini che arrivano dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Si completa la 27esima giornata del campionato di Serie B. Una delle gare in programma è quella fra Regina e Vicenza. Sulla destra Dalmonte, si accentra Dalmonte, punta Japong, prova il tiro, la palla resta a Zonta, la conclusione Japong, fa tutto da solo, va la conclusione Zonta, zona tiro, palla buona ancora per Cavion, va con il destro Cavion. Giacomelli, attenzione in area all'inserimento, Giacomelli si guarda intorno, la sposta sul sinistro, poi cerca la conclusione che diventa un tiro centrale. Adesso Giraudo la gioca corta, un buon pallone per Menes, Foloruscio la mette in aria, la palla sfila a Japong. Sul tiro di Foloruscio, il braccio è alzato, il calcio di rigore sembra esserci tutto. Galabinov e la palla in rete, sblocca il match la Regina dopo 36 minuti con Galabinov. Galabinov, sponda per Menes, c'è spazio per Menes, cerca Menes ancora di andare al tiro e trova il raddoppio per la Regina, altra grande giocata di Jeremy Menes. Sinistro lungo verso l'area di rigore, esce male, continui poi Cortinovis, va con il pallonetto a trovare il 3-0 per la Regina. Cortinovis è stato bravo a spedire questo pallonetto alle spalle della porta del Vicenza. Giacomelli, palla dentro l'area, la sfera Teodorcic, poi la conclusione, c'è l'intervento di Mikai. Attenzione, la palla buona in aria e il buco della Regina porta al gol di Padella. Finisce qui, Regina batte Vicenza per 3-1.